sono iniziati i lavori, l'opera complessivamente sono 14 milioni di euro, la residenza avranno 212 posti, il progetto prevede questo primo edificio che è un edificio vincolato ai beni culturali, l'abbiamo fatto sia il vincolo e poi successivamente l'intervento, lo riportiamo all'originalità degli anni 30, il progetto originale, quindi abbasseremo di un piano e toglieremo le superfetazioni, gli spazi che negli anni sono stati costruiti per le varie funzioni che ha avuto nei decenni precedenti. Questo edificio principale è quello più rappresentativo, dove ci saranno anche i servizi generali, la biblioteca, le sale lettura, bar, palestra, gli uffici, tutta la parte generale. La parte dietro invece è il vero e proprio albergo che verrà costruito da nuovo. L'intervento si svilupperà con più lotti di lavori specialistici per ottimizzare questo, le risorse economiche che abbiamo a disposizione. Si restituisce un edificio storico alla città e si riporta anche la vita degli studenti universitari all'interno del cuore della città di Teramo, sanando anche una ferita che nel corso del tempo si era un po' creata con questa separazione tra la cittadella universitaria e il resto della città. A luglio abbiamo presentato l'approvazione del progetto, oggi siamo già con il cantiere aperto e le prime demolizioni in corso, nei prossimi giorni continua il lavoro per appaltare anche la parte principale dell'opera, però era importante toccare con mano il fatto che si va avanti velocemente nel rispetto del cronoprogramma e quando questo lavoro sarà finito, come dissi nel giorno della presentazione del progetto, gli studenti di Teramo saranno invidiati dal resto dell'Italia per la bellezza del posto che gli abbiamo riservato come casa dello studente.